Ok, corretto. Okay. C'è un volontario? Vabbè. Ok, inizia il match, Grand Finals. In Finals Palutena contro Ness. Due personaggi che nei commentari si è scoperto sono odiati da tutti, a quanto pare. Abbastanza. E la dura vita del scegliere i personaggi. Beh, indietro. Uno ha un fornello che da poco tutto, l'altro ha la lavatrice che gira su se stessa. Che gira su se stessa e le fa girare agli altri. Esatto. Non ho idea di che sia abbastanza vincente, sinceramente. Ah, allora mi astengo dal votare, ma abbiamo un inizio molto convincente da parte di Gambit. 130, se becca un... se riesce a fare una backthrow. Backthrow potrebbe essere, allora, DI sicuramente si salva, però la, quella dopo magari la ammazza. Molto probabile. Se vanno a segno due colpi, perfetto. Hit percent... abbastanza, questa del, se c'è una DI molto 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 difficile. Poi dipende anche da dove dipende. Oppure la fai da sotto. Vedrai che non si pone il problema. Infatti ti ha sicuramente Palutena, questo è scontato, però è un vantaggio, è quello di poter fare counter alla QB di Ness, quindi questo è un vantaggio. Potrebbe anche fare counter per riflettere la QB senza che Ness venga colpito da esso. Mentre proiettile può riflettere. Il problema è che Gianni si è dimostrato di poter controllare molto bene quella picchi cattiveria. Un premio violentissimo. Veramente incredibile. E non abbiamo spettatori, mi sa. È uno e mi sa che siamo noi. Ah, ok, allora. Vabbè. Dove li vedi? Statistiche. 5 ore e 30, 0 clip. Luca c'è il calcio freddo, ma non lo trovo. Peccato. Devo cercare meglio la prossima volta. Cerca, ma non lo trovo. Oh, il combo intelligente di Palutena, difficilissimo da trovare. Il fatto che è il flash violentissimo. Ti ha fatto colpire da uno dei proiettili più inutili che abbia mai visto. Io sai che ultimamente vedo un sacco di Nesman che lo utilizzano un sacco di Nesman. Ho visto anche delle clip in GC. No, parlavo del... Ho visto lo yo-yo colpire con un hitbox da due danni. Ho sentito Gallax dire sono morto. E poi ho visto Gallax morire. Cos'è successo? Ah, ecco, ok, perfetto. Il buffering c'è. Dalla regia, cioè Gallax, ci dicono il buffering di Ultimate. Che a quanto pare fa schifo. Non lo so. È brutto, mi piace. Ah, ok. Si è buffato nel buffato Nair. Ok. Ho visto bene, allora. A posto di guard attack è stato buttato stage, gli ha bufferato Nair. Okay. Ed è morto per quello. Che triste. Perché non è sì abbastanza. E la B non poteva. La B non poteva fare. Eh no, perché stava facendo Nair. Mentre era la razza, è andato su con Nair. Una lavatrice fino all'ultimo, insomma. Crederci fino crederci sì, esatto. Per rendersi mai. Però il problema è che lì non c'è quello che dice. Ed ecco, abbiamo anche la lavatrice superior. Sì, quella sopra la testa. Da quella la cicatrice. Esatto. Dallo una è di vino, di aria calda verso l'altro. Quella cicatrice, che dico. Lo scudo cos'è invece? È il portello. Batti panni. No, lo scelto in generale, batti la vecchia forma che strana che sono. Oh, ha assorbito il più più. Il che? Il più più. Ah, ok, capisco. Il detersivo, sono il dash pots. Esatto. Lancia. Palutena. Signora degli anni 80 accuratissima, fa la lavatrice, fa la tiratrice. Allora, non so se era la signora degli anni 80, ma la misoginia che stiamo usando noi c'è. Forse anche prima. Esatto. Anni 80 dell'800. Gallax però un pochino migliorato, non vorrei dire una cazzata. Belli. Non ho idea, non te lo so dire, però è probabile. Però ha preso la prima stop. Esatto, quindi per la stessa. C'è stato un miglioramento, ma Gannix non si lascia intimidire. Gannix non è affidato. È diverso. Gannix è un fornello, sai quanto gli frega i fornelli delle lavatrici. Niente, infatti riprendiamo quello della lavatrici. Centrifuga a ciclo lungo. Peter Parker. Adesso non lo puoi più non sentire, mi dispiace. UK Parker. Peter Parker. Harry Potter.
Basterà? Non basterà, ok, che bella di aria da parte di Gunn, bella dolce. Siamo arrivati alla percentuale in cui le prese non sono più consistenti. Non troppo, più che altro perché con Ness era presto, visto che è un leggero. Leggerino Ness. Però la matrice si è sempre fatto suo. Dato di avere quei colpi rotanti, diciamo, garantiti per molti danni più vantaggio. La Rising Nair da parte di Gunn. No, io vale... no. Ok, no, forse no, no, non l'ho visto precedente. Ok, no, in effetti no. Pensavo lì quando ha caricato il Gora Smash, pensavo fosse più conveniente un backflow. Grappare e fare backflow, però ho visto che era 113. Oh! Si è teletrasportato dentro lo yo-yo. Ha preso la mira e brutto recupero dentro. Di brutto recupero. Brutto davvero. PK Flash. Che cosa è successo? Che cosa? Che cos'era quell'altro? È morto lui! È morto lui! Ha fatto leggermente body blocking. Sì, sì, ci ha provato. Porco giusto! Bello! Bellissimo. Bello, bello! Bravo Galax, hai imparato! Quello yo-yo è maledico, Sì, me lo sei fatto fregare di nuovo. Bravo! Peter Parker! Pietro parcheggiatore! Mi piace! Upper? That's it? Nope. Ah, not again. Comunque quel picchio in mani è stato... Sei spettatore, quando è arrivata tutta sta gente? No, infatti non ho capito, però ciao amici! Deve essere il gameplay. Deve essere il nostro incontenibile carisma. Ciao Nightbot, sempre un piacere. Qualcuno dell'occhio mentre guardavo la chat, ho visto un Galax salvato e cercare di recuperare. Che boss! Comunque oh, Galax è in desperation mode. Abbastanza. Si colpisce senza farsi colpire e... Se muore da lì rido, ok, non è morto da lì, però rido uguale. 150% morto. Non ce l'ha fatto, questa no, è no, finita. No, dash attack di Gerig. Di Ness io l'ho sempre sottovalutato, ma è una abbastanza enorme, che fail. È giusto così, 1-1, no? Ragazzi, sta 1-1, vero? Ok. 1-0? Come 1-0? Ah, 2-0. E io sono arrivato dopo, la prima non sono quasi così da tutto. Bella, grazie Malefica. Brian Sumo. Brian Sumo, no, è il Sumo. Vabbè, era canna, era più buono, lo c'era. La finale è molto fantasiosa questa. Questo torneo non sono mai assolutamente mai stati in finale queste due persone contro il sub, sono gli ultimi 11 tornei probabilmente. Sì, infatti non ha né idea di cosa farà l'altro. Ho detto una merda cagata, perché Gandix non è sempre presente al sub, però quando c'è Gandix la finale è questa di solito, che final. Non è mai capitato un'alternativa, neanche Marmaro. Quando ci sono sia Gandix che Galax, ma neanche il leggendario Marmaro che è riuscito a penetrare nella... più avanti nella bracket. Ora abbiamo il suo rappresentante Gandix side B. Sperava di aggrapparsi, invece è quasi morto perché non si è aggrappato. Dash pots. Bella, ha interrotto. Ha interrotto il Peter Parker, sì, decisamente. Ah, dash. Madonna, che forte quella bella. Però che schifo, quanto è forte quella bella. Cattiveria incredibile. Vabbè, Galax, attenzione. Devi finire dall'altra, devi finire lontano dai piedi di Ness. Guarda, hai fatto che Luca Galax, quando fa un nerd di solito, contro molte persone riesce a mandarne almeno un secondo e molto probabilmente anche un terzo, contro alcune un quarto. Contro lui ho visto due partite e mezzo, e non ne ho mai visto più di uno di fino all'altro. Non so quale sia la causa, probabilmente dove è bravo Gandix a fare di AI. O è Ness che è troppo leggero o un misto di entrambe le cose. Probabilmente una fusione anche di un le due cose, sì, probabilmente. Non sono bravissimo, quindi non vedi. Ma adesso 103, ok, vabbè. Adesso è comprensibile che non riesci a prenderlo. Linea esterna, sì. Sono moriva. Nonostante tutto ho cercato di chaserla. Bella! Prima volta che gli funziona quel Corona Smash. La prima volta che lo vedo io, ne ho fatto uno ad altro primo match, mi sono perso. Sì, ne ho fatti due nei due match precedenti. Ma Galla che sono alla punta, io sono sicuro. Sicuro? Sono convintissimo di sì.
subito, perché grandezza c'è un po' di stacco tra i due, quindi è un po' improbabile. Ti avrei detto 2-1. Ma ho dei falsi ricordi. Questo. Mandela. Questo è perché ho visto spesso il windscreen di Palutena. Hai visto? Neanche a zero, che sull'avessi questo zero non è. Aglio, su frame, altro su frame che gli costerà forse la partita. Però era il vantaggio in una stock, quindi. Però dicevo, hai visto che dopo un nerf. Guarda, 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 non riesce a connettere nemmeno upper. Nonostante il nerf va a segno. Da quel che dice gli ha esterna di gamba. Un fenomeno. Ho visto Gandix ha ricevuto un upper molto. Molto interessante dopo quel nerf, quindi. Preoccuparsi Geoff selvaggio no, alle mie spalle non mi ero accorto. Non lo so come ho fatto a vedere un 1,95 di uomo approcciarmi da dietro, però non l'ho visto. Forse volevi che ti approcciassi da dietro. Ma che cazzo? Beh, il suo sicuro. Powerful? L'hanno fatto lungo. Oh! Non riesce a connettere un aerial. Oh no! No, volevo il gittone forte, non quello debole. Adesso però era basso in effetti, era sotto 100, quindi ha senso non fare un gittone forte. Bald Gandix picchia... non so lo link. Sì, gliel'ho data la tua postazione, Angelo. Gliel'ho data, Galla, non ti preoccupare. Se è quell'Angelo, non l'avevo idea. Oh, Ciuffrin! Ciuffrin violentissimo. 3-0. Ed è finita. Mi sa che...